Chiediamo con questa petizione che si rispettino gli standard europei del soccorso, perché siamo l'unica nazione ad avere un vigile del fuoco per ogni 16.000 abitanti. Abbiamo 4.000 pompieri giornalieri sul territorio. Operatori del soccorso tecnico urgente dei vigili del fuoco aderenti alla sindacato USB hanno raccolto le firme nel centro di Catanzaro per una petizione lanciata anche su una piattaforma per chiedere l'espletamento e l'assunzione tempestiva della procedura speciale di stabilizzazione dei precari vigili del fuoco in essere e l'assorbimento di tutte le graduatorie aperte. Il soccorso è un bene primario, non può essere tagliato o dimezzato. Chiediamo l'adeguamento agli standard europei, hanno detto i rappresentanti dei vigili del fuoco precari USB al microfono di RTC. Sì, è una problematica che comunque continuiamo giornalmente a subire il surplus di lavoro. Quotidianamente vediamo anche umiliati diciamo, purtroppo dalla cittadinanza, pubblicamente anche attraverso i social, dove ci ritroviamo che praticamente non siamo arrivati oppure non arriviamo in ritardo. Questa situazione non è più accettabile, basta, è ora di dire basta, perché comunque la grossissima carenza di organico c'è, ormai è risaputa. Siamo in piazza apposta per raccogliere le firme della cittadinanza e a rendere pubblico ovviamente quello, lo status di degrado che c'è nei vari comandi, quindi lo stiamo subendo, e giustamente il cittadino queste cose le deve sapere attraverso questa anche petizione, che comunque deve avere un risvolto. È il fatto che oltre ad essere l'unico, diciamo, corpo che rappresenta la lunga mano, il braccio operativo dei cittadini, oltre a rappresentare il fatto che siamo sotto organico e siamo sotto i minimi standard previsti dall'Unione Europea e dagli altri paesi dell'Unione Europea, noi notiamo che qua in Italia ogni anno crescono le spese militari, di anno in anno aumentano sempre di più, mentre diminuiscono le spese destinate al sociale e destinate alla cittadinanza e al welfare. Noi abbiamo una guerra quotidiana sul nostro territorio che è rappresentata da alluvioni, da frane, incendi e quante altre emergenze a cui non riusciamo a fare fronte, però pensiamo ancora alla rincorsa agli armamenti, ad aumentare gli armamenti, mentre la guerra che vivono quotidianamente i cittadini viene ignorata totalmente. Fare politica, essere dalla parte purtroppo di questa precarietà diffusa, ormai non si contano più le vicende e le vertenze sociali che interessano il paese, la regione e la nostra città. Tra precariato, taglio di fondi, budget ridotti, tutto sta saltando, e sta saltando veramente la coesione sociale sui servizi essenziali.